Voglio fare però qualche esempio, no, di testimonianza di prima mano, tra l'altro inedita in letteratura. Incontro il restauratore, diciamo, di Casa Roll. Era un signore che si chiama Rinaldo Soncin, della vecchia Torino, che faceva i lavori in casa a Roll. E mi racconta che una volta, proprio in casa di Roll, Roll gli chiede di piantare un chiodo in un muro. Lui non aveva con sé gli attrezzi e questo Roll va nell'altra stanza e porta un martello. Vi faccio vedere che cosa mi ha raccontato, una cosa straordinaria. Roll gli porge il martello, ora io non sono Roll, non può funzionare, non sono un sensitivo, gli porge il martello e il martello rimane sospeso, attaccato alla mano. Immaginate, senza questa mano, questo martello rimane sospeso. Allora l'artigiano si avvicina, fa per prenderlo, tira, e niente, il martello rimane aderente alla mano. Allora l'artigiano è venuto in mente, chissà che non avesse... Ci stata la gatto Trocchi quel giorno. Ride. Colla, fili invisibili. Allora tira, da un colpo e si stacca. Questo artigiano, che era scettico, gli prende la mano, gliela gira, pulita. Non c'era trucco, non c'era fili invisibili. Allora, chiaramente è un fenomeno paranormale, senza dubbio. Un magnetismo, una levitazione, di cosa si trattava? Questa è la testimonianza. Diamola per vera, prendiamola esattamente come ce l'hanno raccontata. La possiamo raccontare su un giornale così com'è avvenuta. Se però ci limitiamo a questo è un fenomeno paranormale. E certo. Ma se a fare l'intervista è un prestigiatore, come nel caso avevo la fortuna di essere lì, mi si è accesa la lampadina, ho avuto un déjà vu. Eravamo nella sua bottega, c'era lì un martello, gli dico, guardi, col massimo rispetto per Roll, il suo racconto mi ricorda molto un gioco che mi faceva mio nonno quando ero bambino e che mi illudeva. Guardi, ecco, prenda il martello. Ah, guarda. Ora, vedi che lei è rimasta stupefatta. Guardi, no, la gatto Trocchi, guarda. È rimasta stupefatta. È un gioco da bambini. Certo. Non c'è cola. Questo gioco è spiegato sul manuale di Paperinic. Paperinic. Questo è un gioco che è stato persino... Io ce l'ho su una stampa del 1789, Figure de Magie Blanche. È un bellissimo gioco di prestigio. Un gioco di prestigio. A Casa Roll, il martello rimaneva attaccato alla mano o all'aria? Era interessante questo, perché la reazione dell'artigiano... C'era la mano o non c'era la mano? La reazione dell'artigiano fu questa. Lui non capì il trucco, fece per tirare, vedeva che la mano, come nella sua descrizione, seguiva il martello, alzò gli occhi, annuì e disse, come 20 anni fa. Poi si girò verso l'amico che mi aveva portato da lui e gli disse, ma ha anche lui i suoi poteri? Per lui era più facile ipotizzare che anch'io avessi i poteri di Roll, certo, che non mettere in dubbio che Roll fosse un vero sensitivo. Questo accade regolarmente. Io ho tanti testimoni a cui ho ripetuto i fenomeni di Roll. La reazione è sempre stata... L'avrebbe invitato a casa sua, perché anche lei ha i suoi poteri. Allora, tanti mi attribuiscono poteri, io non ho. Ha preso il bastone e l'ha attaccato qui, praticamente qui. L'ha attaccato proprio lungo, disteso, il bastone dritto e lui con la mano dritta così. E mi dice, ora cerca di staccarlo dalla mia mano. Io con tutte le mie forze l'ho staccato dalla mano, cercato di staccarlo. Niente da fare, non si è staccato per niente, è rimasto attaccato. Poi lui all'improvviso ha tirato fuori la mano e ha riposto il bastone. Noi adesso, io adesso, cercherò, poso qui il copione, cercherò di fare, di ripetere uno. Avete sentito quella ragazza che diceva di essere rimasta molto impressionata dal fatto che Roll facesse levitare un oggetto pesante per pura forza magnetica? Io non ho un oggetto pesante, ma ho tuttavia un oggetto, una solida canna da passeggio, abbastanza elegante, che stringo solidamente nella mano destra, poi cingo fortemente il polso destro con la mano sinistra in modo da assicurare la stabilità dell'oggetto, lo pongo così e provo ad aprire le dita. Ecco, come vedete, concentrandosi molto, la bacchetta
rimane, anche se con una certa pena, attaccata alla mano. Questo è l'esperimento. Magia. Guardate questa stampa ottocentesca alle mie spalle. Questo è il famoso esempio del bastone volante, della bacchetta volante, perché il trucco è che cingendo io metto il dito indice, che qui non si vede, sotto a reggere la bacchetta, per cui l'illusione della sospensione magnetica è praticamente perfetta, ma è anche un trucco che un dilettante come me può fare. Come tutte le mattine che porto la posta, tutte le volte che arrivavo dietro la porta sua, che suonavo due volte, Anna veniva a aprire la porta, la sua domestica, e lui gridava dalla camera da letto: chi è? Rosa, la faccia passare, la faccia entrare. E lui dice: una sferzata di sorriso, un raggio di sole qui dentro. E perché, dico, è triste stamattina, dottore? No, mai essere triste, ma lei porta un tono di... così, proprio un raggio di sole. E dico: va bene, la ringrazio. E allora disse, dico: come va, dottore? Bene, insomma, un po' di acciacchini qua e là. E lui anche mi chiedeva sempre, anche a me, come stavo, perché io anche ho avuto dei problemi alle gambe, e poi anche tramite lui mi sono guarita molto bene, dei consigli che mi ha dato, anche questa è un'altra cosa che tanta gente non sa. E allora lui si alzò, era seduto sul suo letto, si alzò e disse: mi prenda quel bastone. Io ho preso il bastone che era appoggiato vicino al comò che aveva in camera da letto, come si entra subito sulla destra. Ho preso il bastone, gliel'ho dato, lui l'ha preso, diciamo a metà bastone, l'ha preso, ha messo il braccio dritto, il braccio destro dritto, completamente dritto, da solo, con l'altra mano, anzi le dirò di più, la mano ce l'aveva qua dietro lui. Ce l'aveva qua dietro, guardi, come se fosse adesso. Dietro la schiena. Sì, dietro la schiena. Il bastone era attaccato fortemente alla mano e mi disse a me: staccalo se riesci. E io forte, ma non viene via, dottore, ma come fa? Ma c'è un trucco, poi ho fatto così, ho guardato. Ma no, dico, dottore, ma cosa fa? Ma come fa a tenerlo? Me lo spieghi, come fa a tenerlo? Niente, dice. Lei riesce a staccarlo? No, dottore, non riesco, ma mi dica come fa. Rosa, così da solo si tiene, sempre soltanto con una mano. Abbiamo parlato per 2-3 minuti, continuavo a dirle come fa, e lui aveva il braccio destro teso, in piedi vicino a me, e io continuavo a tirare, il bastone non è venuto via. Com'era vestito? Era vestito con una t-shirt bianca e i boxer bianchi. Quindi un t-shirt, maniche corte. Sì, maniche corte e un boxer bianco, perché lui si era appena svegliato, forse aveva fatto colazione, non lo so, però era lì in camera, magari sfogliava il giornale, guardava quanti, il giornale. Quanti anni aveva? E io penso che dopo quasi 4 anni che ero qui, nell'88, forse era nel 90, era già mancata sua moglie, forse nel 93, 94, penso. Quindi lui era del 3, cosa aveva? È morto a 91 anni, 91, 92. Nel 94 è morto, era del 1903, quindi 91 anni compiuti, sì. Perché è morto a settembre, 22 settembre del 94. Il bastone era a metà, non lo teneva assolutamente con un braccio, perché con l'altro braccio era dietro la schiena, questo me lo ricordo bene, e il braccio molto molto teso era. Molto molto teso.
Allora, ero in casa dal dottor Roll e mi chiede se per favore gli appendo un quadro. E gli ho detto che non ho il necessario, il martello, e allora lui è andato di là e me l'ha portato. Mi dà il martello in mano e non si stacca dalla sua mano. Allora provo a tirare con la mano. Aveva il martello e l'altra era appoggiata allo stipite della porta. Visto che non si stacca il martello, le ho preso in mano il suo polso, ho tirato con forza finché si è staccato. Ho controllato il martello, non aveva nessun segno di adesivi e colle e neanche la sua mano. E sono rimasto... E la mano diceva che era arrossata. Era un po' arrossata, che prima lo teneva fermo in mano, ma poi con la mano tutta allargata, tutta aperta, e il martello non veniva via, mi sono chiesto come sia... Io ho subito guardato se c'è un adesivo, non c'era niente. E lui ha appeso il quadro, piantato il chiodino, e lui se n'è andato poi di là. L'ha guardato con il sorrisino e... Si ricorda quale mano era, se era la sinistra o la destra? Allora, la mano che è, deve essere, era là, il pollice era da questa parte, era la sinistra. Era la sinistra. E la mano destra era appoggiata alla porta e aveva le gambe un po', i piedi accavallati uno con l'altro in piedi. E ho pensato come avrebbe potuto fare, ma non sono riuscito. Questo a casa sua... In che zona, nel salone? Dopo... Allora, lui quando entrava in casa faceva dei giri viziosi, lì era un alloggio, era una porta interna che comunicava con una cameretta che io stavo facendo i lavori proprio lì, di verniciatura stoppino. Ah, ecco. Ecco perché quel giorno nella mia borsa attrezzi avevo solo il necessario per la verniciatura. Non avevo nessun tenaglio, martello, pinze, chiodi, niente. Solo roba per verniciatura, ecco perché... ha dovuto fornirmi lui il martello. Io ho pensato, ma come mai suo martello non si stacca? E poi il martello, lei l'ha guardato, era un martello normalissimo? Normalissimo, non aveva segno di nessun trucco, nessuna colla nel manico, e anche nella sua mano non vi era traccia di niente.